Guerrieri, guerriere, buongiorno. Qual è il momento giusto per iniziare Krav Maga? Esiste un momento giusto? Vediamolo. In verità l'idea di questo video nasce da una serie di messaggi che mi sono scambiato con una persona. Non è esattamente questo il fulcro del video, perché tipologie di messaggi simili mi sono capitate diverse volte nel corso della, diciamo, nella mia esperienza come insegnante, e fondamentalmente il punto è: ci sono delle persone che vorrebbero iniziare il Krav Maga, vorrebbero iniziare una disciplina marziale o anche di sport da combattimento, ma in qualche modo qualcosa le blocca. Spesso ciò che le blocca è non sentirsi adeguate a iniziare questa disciplina, o forse in qualche modo anche il temere il giudizio degli altri. Prima di tutto voglio dire che è una sensazione assolutamente normale. Se io vado a pensare alle mie prime esperienze di teatro, devo essere sincero, ancora adesso provo imbarazzo. L'idea era imbarazzante perché, voglio dire, mi mettevo a confronto in un ambiente che non conoscevo assolutamente e per il quale non avevo la minima preparazione, e quando poi sono stato là, è stato imbarazzante veramente, perché abbiamo fatto tutta una serie di esercizi in cui io non mi sentivo preparato e in cui avevo paura del giudizio degli altri. Come mi avrebbero visto? Cosa avrebbero pensato? Salvo poi scoprire che agli altri di quello che io stavo facendo fregava ben poco. Io in verità non ho soluzioni, però posso portare due aspetti interessanti. Il primo è che ti posso garantire che nelle lezioni di Krav Maga chi partecipa è troppo impegnato nella lezione per stare a pensare o anche a controllare e giudicare quello che stanno facendo gli altri. Il secondo aspetto è che se non ti butti e provi non saprai mai com'è davvero, ma rimarrai ancorato a quello che pensi sarà la lezione. Per concludere, il momento giusto in cui iniziare il Krav Maga, devo essere sincero, non arriva mai. E sai perché? Perché non esiste. Buttati.